Chiarendo bene, spero che l'audio si senta bene, senza disturbi, senza tic 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 che ogni tanto capitano. Abitudini. Ieri ho avuto una lunga chiacchierata con uno dei miei collaboratori su argomento brutte abitudini, per il semplice fatto che mi stava dicendo che nella giornata di ieri si sentiva completamente scarico, si sentiva KO, aveva faticato a carburare, aveva dormito male e cose di questo tipo. Cose che succedono, cose che succedono a tutti, non è che non succede. A chi più chi meno succedono spesso, a chi più spesso a chi meno spesso in realtà. Ma perché parliamo di tutti questi argomenti? Perché alla mattina del martedì e del giovedì mi metto qui a chiacchierare di mindset, di abitudini, di produttività, di routine, rituali, eccetera, eccetera. Perché? Perché tutto questo? Perché la vita è un grande laboratorio, un grande esperimento. E ognuno tiene per sé i propri fallimenti e anche le proprie scoperte, purtroppo, perché se queste scoperte venissero, se non altro, condivise, sarebbero molto utili a tante persone. Ma invece noi, nella nostra pudicizia, nella nostra paura di sembrare stupidi e inadeguati, ci teniamo tutto dentro, tutto nascosto. E non tiriamo fuori gli scheletri dall'armadio quando questi scheletri potrebbero davvero essere utili e non rimanere soltanto degli scheletri o dei fallimenti o delle... Sì, dei fallimenti più che altro. Potrebbero diventare un insegnamento, potrebbero diventare uno stimolo per qualcun altro, potrebbero diventare magari uno spunto per fare le cose in maniera diversa o pensarle in modo diverso. Ieri stavamo parlando di questo, del fatto che non stava rendendo, non carburava la giornata. Perché? Perché aveva dormito male. Doveva svegliarsi ad un orario, voleva svegliarsi ad un orario. Quante volte sarà capitato anche a te di volerti svegliare a quell'orario lì? E poi invece ti sei girato dall'altra parte, perché tu la sveglia l'hai messa, ma poi è successo qualcosa che, guarda caso, ti ha fatto deviare. E quante volte capita? Quante volte capita? Capita spesso che deviamo, che cediamo, che accettiamo di mollare la presa. Buongiorno, se per caso l'audio si sente male, avvisami gentilmente. Avvisatemi. Allora, dovrebbe sentirsi abbastanza bene. Quindi, tutto nasce da cosa? Tutto nasce da, ta-da, abitudine. Qual è l'abitudine? L'abitudine è andare a letto tardi, ok? Ognuno è libero di andare a letto che ora vuole, ma il problema non è quando vai a letto, è cosa fai prima di andare a letto. Perché tutta la questione, tutto il discorso che si stava affrontando nasce dal fatto che si è messa a guardare una serie infinita di puntate di un telefilm su Netflix, un telefilm, una serie televisiva che lui segue, che gli piace, e non si è limitato a una, perché poi sai, ti prende la scimmia. Quando ti prende la scimmia, te ne guardi due, te ne guardi tre, te ne guardi quattro, e alla fine non vai più a letto alle 11, mezzanotte, quello che è, ma magari vai a letto alle 2. Nel suo caso
nel suo caso, c'è stata tutta una serie di, una concatenazione di eventi che hanno creato esattamente l'effetto opposto. Mi spiego meglio. Noi sappiamo che ci sono delle cose che ci svegliano e che attivano il cervello. E queste cose... Ormai queste cuffiette mi hanno proprio rotto le scatole. Mi sa che oggi facciamo un acquisto. Dicevo, se sai che l'aria fresca ti sveglia, prima di andare a letto, magari evita di esporti all'aria fresca perché ti stai svegliando. Lavarti i denti subito un attimo prima di andare a letto ti sveglia, perché l'atto di lavarti i denti, il dentifricio, molto spesso al mentolo o con gusti di quel genere lì, servono per svegliarti, non per farti andare a letto tranquillo. Quindi non dovresti, scusate, lavare i denti subito prima di andare a letto, magari un po' prima di andare a letto. È tutta una serie di cose che, concatenate assieme, l'hanno portato ad ottenere il risultato per cui questa catena di cose era assolutamente ovvia e programmata, cioè svegliarti. E quindi, se io volevo andare a letto presto, ho ottenuto l'effetto contrario, nel senso che alle 2 di notte si trovava ancora sveglio. Ma il problema a quel punto si è spostato. E allora c'è una parte che dobbiamo sempre tenere in considerazione, che è la parte collegata alle azioni che sto facendo. Che tipo di risultato mi porta? Cioè, queste azioni che faccio, qual è il risultato che hanno come conseguenza? Perché se il mio obiettivo adesso, il mio obiettivo è andare, diciamo, a dormire. Ok, se io mi metto a fare 10 flessioni, 20 squat, musica a palla, mi bevo un caffè e cose di questo genere, cioè capisci che sono tutte azioni che non sono propedeutiche ad andare a dormire, sono l'esatto opposto, non ha senso farle in quell'ordine, in quel momento, se il mio obiettivo è andare a dormire e riposare, cioè non ha alcun senso. Il problema è che noi molto spesso, senza pensare, facciamo azioni così, le facciamo allegramente. Poi ci stupiamo che il risultato che noi speravamo, cioè di andare a dormire, riposare serenamente, non arriva. Ma non arriva perché ho creato un substrato che l'unica conseguenza che ha è portarmi a svegliare. Non ha alcun senso pensare che se mi bevo 3 caffè poi dormirò serenamente. No, perché il caffè è un eccitante, quindi è ovvio che non dormirai serenamente. Molto semplice. Quindi, questa cosa è una cosa che va sempre considerata. Cioè, areggiare la stanza prima di andare a dormire, per fargli prendere ossigeno, eccetera, eccetera, con l'aria gelata della notte, non è che ti predispone positivamente al sonno, ti predispone positivamente alla sveglia. È lo stesso fare tutta una serie di altre azioni che non hanno un riscontro e non hanno una conseguenza positiva. Ok, andiamo avanti perché sennò poi mi areno su questa cosa qui e non la finiamo più. Qual è il punto? Che poi, una volta che queste azioni concatenate hanno portato il loro risultato, che è appunto svegliarti, che cosa fai? Beh, decido di guardare il computer, guardarmi qualche serie di Netflix, perché mi piace tanto, perché, sai, è svago,
Lo svago fa bene, lo svago fa bene nel momento dello svago, non nel momento di andare a dormire. Nel momento di andare a dormire non fa altro che svegliarti, punto. Quindi che succede? Succede che mi guardo sei puntate della stessa serie e vado a dormire alle 2 di notte. Il giorno dopo sono uno straccio, chiaramente, ma è ovvio che sei uno straccio, perché se vai a dormire alle 2 di notte e ti alzi poi hai dormito male, magari avevi il cervello acceso, eccetera, eccetera, è normale che poi dormi qualitativamente male. Non solo dormi poco, ma dormi anche qualitativamente male. Quindi tutto il discorso si è spostato sul perché. Devo capire il perché, voglio capire il perché, perché questa cosa, perché, 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 perché. E su perché voglio vedere tutte queste puntate di questa serie televisiva. Cos'è che mi spinge, cos'è che mi attrae, cos'è che mi stimola a guardarla? È un discorso assolutamente condivisibile, però è utile farsi questa domanda. Adesso, abbiamo parlato di tutta. Nella parte iniziale di questo video abbiamo parlato di tutta una serie di atteggiamenti e comportamenti che portano ad un risultato. Tutti gli atteggiamenti e comportamenti portano ad un risultato, ovviamente. Alcuni di questi sono utili per il risultato che tu cerchi, altri sono esattamente l'opposto. Ma adesso stiamo andando a un livello diverso, un livello superiore, o meglio, inferiore, perché la domanda era: sì, ma poi io mi sarei potuto mettere a letto e avrei dormito difficile, male magari, ma invece mi sono messo a guardare sei puntate di Netflix. Perché Netflix crea dipendenza, come il cellulare crea dipendenza. E quindi tutto il discorso che abbiamo portato avanti verteva sul fatto che, secondo lui, la soluzione era eliminare il cellulare, cioè lui voleva comprarsi un Lightphone perché ha letto un articolo di questo tizio che ha inventato il Lightphone, che è un Lightphone, una specie di smartphone dalle funzionalità ridotte, che quindi non contribuisce all'effetto di gioco, gaming, che questi apparecchi ci danno. Noi siamo dipendenti ormai dai cellulari, però un discorso è utilizzarli in modo consapevole, un altro discorso è farsi usare dal telefono in modo inconsapevole. E quindi abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato del fatto che, secondo me, a mio avviso, non ha alcun senso andare ad eliminare il telefono. Cioè, non ha alcun senso, ma proprio non ha senso cercare di eliminare. Eliminare, come si dice, il grilletto che innesca, cioè lo strumento, eliminare lo strumento che ti innesca quel comportamento, che poi non è il telefono, perché in realtà Netflix lo puoi vedere dal computer, lo puoi vedere dove ti pare, eccetera, eccetera. Quindi non ha senso mollare il telefono se vuoi smetterla di scimmiarti con le notifiche, di continuare a guardare in maniera ossessivo-compulsiva Facebook, di continuare a guardare in maniera ossessivo-compulsiva WhatsApp, Instagram, eccetera, eccetera. Cioè, la soluzione non è eliminare il telefono, anche perché lo sappiamo benissimo cosa succede, che quando tu di punto in bianco prendi, stacchi e cambi completamente un'abitudine, hai un effetto di resistenza. Ciao Luisella, buongiorno. Hai un effetto di resistenza che diventa un elastico che si tende, si tende, si tende, si tende, e poi tira una fiondata improvvisamente e tu non solo ritorni a prendere il telefono, lo smartphone che avevi, anzi te ne compri uno con uno schermo ancora più grande. Perché va a fanbrodo, io non ce la faccio, io ho bisogno del telefono e spacco tutto. E alla fine succede quello. Perché è un po' come quelli che si mettono a dieta, non mangio più dolci. Perfetto, cosa succede? Salve. Succede che decidi di non mangiare più dolci, resisti alla tentazione di mangiare dolci per X tempo, una settimana, 10 giorni, 2 settimane, e non tocchi nulla.
Poi a un certo punto ti salta il click e ti mangi una cosina che poi diventano due, che poi diventano quattro, che poi diventano otto e poi mandi tutto quanto a ramengo, tutto quanto a ramengo e dici ma vaffanbrodo, io ho bisogno dei dolci, io me li mangio, non me ne frega niente, farò la dieta, farò qualcos'altro, ma i dolci li devo mangiare e ti strafoghi a stra... Cioè proprio... Boh. E ditemi che non è mai successo. Non bevo più alcol, assolutamente, sbronzo. Cioè, purtroppo non è quello il funzionamento, il sistema con cui convincerai la tua mente a staccarsi da quelle dipendenze che tutti noi abbiamo. Perché il discorso poi, da Netflix, è passato al discorso delle dipendenze. La dipendenza dalle serie televisive, quindi dallo svago, dalle endorfine, dalla dopamina, sono gli ormoni, queste dipendenze dagli ormoni che si scatenano quando io mi diverto guardando una serie televisiva. Noi siamo delle macchine ormonali, siamo degli esseri che funzionano ad ormoni. Abbiamo ormoni di ogni genere, dall'ossitocina, la dopamina. Abbiamo sostanze chimiche, siamo una bomba chimica ambulante. Ciao Paola. E questa bomba chimica ambulante che cosa fa? Chiaramente deve gestire il carico ormonale e indirizzarlo in un qualche modo. E effettivamente il ragionamento che stavamo facendo non era sbagliato nel dire che noi scateniamo e ci viviamo queste tempeste ormonali e ce le viviamo perché? Perché chiaramente siamo abituati a fare certe cose e a ricevere queste gratificazioni ormonali da un certo tipo di comportamenti e di atteggiamenti. Ciao! Cosa succede? Se io voglio eliminare alcol, no, ma dolci, vedi. Il discorso è eliminarlo di punto in bianco non funziona. Noi siamo una bomba ambulante di chimica, di ormoni e di cose di questo genere e traiamo gratificazioni molto spesso immediata da vari supporti che ci accompagnano nella nostra vita, fra cui l'apparecchio cellulare. Il punto è che non puoi cancellare il fatto che funzioni a chimica, come non puoi cancellare il fatto che ci siano delle cose che ti danno della gratificazione piuttosto che altre. Il cervello, l'abbiamo già detto un miliardo di volte, funziona per sostituzione, non per eliminazione. Cioè, io devo sempre avere tutte le caselle occupate. Non ho delle caselle vuote, semplicemente quando decido che quella cosa non la voglio più, quindi quando Paola decide che non fuma più e smette di fumare, lei semplicemente sostituisce il fumo con qualcos'altro. Perché il fumo è una dipendenza, come la droga è una dipendenza, come l'alcol è una dipendenza, come il gioco è una dipendenza, il sesso può essere una dipendenza, come... Cioè, le dipendenze fanno parte della nostra vita, perché le dipendenze sono supportate dagli ormoni. Non è, cioè, non è strano, è biologia. Cioè, noi proviamo piacere e proviamo delle sensazioni, anche forti, perché abbiamo delle tempeste ormonali che ci invadono. Queste tempeste ormonali vengono causate da una serie di comportamenti che arrivano da una serie di abitudini che noi abbiamo. Io ho un'abitudine di fare una certa cosa, mi fa agire un certo comportamento che mi dà come risposta e come risultato piacere. Quindi il segreto è, sapendo questa cosa, indirizzare la dipendenza che io ho
in una maniera utile, non in una maniera distruttiva, perché guardarmi 6 puntate di Netflix una dietro l'altra invece che dormire, invece che lavorare o cose di questo genere, non è costruttivo, non è utile, non è nemmeno produttivo. E mi crea un danno in realtà. Ma mi dà piacere. Allora, il gioco è creare lo spostamento da A a B. Spostare quella dipendenza che io posso avere dalle sigarette su un'altra cosa, cioè utilizzare in maniera costruttiva il meccanismo della dipendenza. Ho delle pessime abitudini, ho delle dipendenze, perfetto. Vorrei capire perché. Non ha senso. Cioè, tutto il discorso che stavamo facendo ieri, lui continuava a dire: sì, ma io devo capire perché. Ma che senso ha? Non ti serve capire perché. Non ti serve assolutamente a niente capire perché ho queste dipendenze. Allora, so che suona controintuitivo, so che suona strano da uno che ha studiato psicologia e si è fatto pure un master in neuroscienze, che ti dica non ti serve a niente capire perché. Ma segui il mio ragionamento. Ora hai un risultato. Il risultato è utile? Ti piace? Ti va bene? No. Perfetto. Ok. Quindi è più importante cambiare il risultato sapendo come farlo? O è più importante capire quali sono i meccanismi sottesi che lì sotto, nascosti nella mia psiche, vanno poi a attivare tutti i trigger che mi fanno raggiungere questo, quello e quell'altro? Probabilmente potrebbe essere, diciamo, interessante e anche utile capire il perché a monte c'è un grosso problema. Il fatto è che ti serve saperlo. Cioè, ti serve concretamente sapere perché tu sviluppi una dipendenza dalle sigarette piuttosto che dall'alcol? Cioè, ti serve davvero capire perché, cioè il perché c'è un meccanismo psicologico, magari forse anche inconscio, lì dietro, nascosto, che ti spinge ad essere un dipendente dal gioco, dalle slot? Cioè, ti serve davvero sapere perché c'è quel meccanismo, da dove arriva, quando è nato, chi te l'ha installato, se te lo sei installato da solo, eccetera, eccetera? O forse è più utile oggi dire il risultato è questo, io faccio questa azione, ho questo tipo di comportamento, ho questo tipo di abitudine, ho questa dipendenza. Noi siamo dipendenti. Perché siamo dipendenti dagli ormoni e dalla sensazione che gli ormoni ci danno. Questo è innegabile, perché siamo delle macchine biologiche, siamo delle biomacchine e funzioniamo a chimica, dipendiamo dalla chimica. Ci sono persone che ci piacciono, persone che non ci piacciono, anche semplicemente per un motivo chimico. Quindi, invece di star lì ad indagare, a scavare il pozzo di petrolio profondo per andare a tirar fuori la reale motivazione del perché fumi, invece di cercare di scavare ancora più in profondità per vedere sotto il giacimento di petrolio che cosa c'è, non è forse meglio che smetti di fumare? Ma molto semplicemente. E prendi quella dipendenza e progressivamente la sposti da un'altra parte. Sarà sempre una dipendenza, ma trova una dipendenza utile, trova una dipendenza sana, trova una dipendenza che ti porti dei vantaggi e non che ti porti dei danni e degli svantaggi. E
Perché spostare la dipendenza da una dipendenza in abitudini, perché attenzione, la dipendenza è una macchina automatica che è agganciata, è proprio collegata all'abitudine. Se tu ci pensi, uno ha l'abitudine di andare al bar e di prendere e cominciare a giocare, come ha l'abitudine di andare al ristorante e dopo 2 secondi deve alzarsi per andare fuori a fumare, come abbiamo l'abitudine, purtroppo alle volte, spesso, tutti noi, di andare a bere un caffè con una persona, di sederci al tavolo e dopo un po' che questa persona sta parlando, prendiamo il nostro bellissimo cellulare e cominciamo a guardare il cellulare, a cazzeggiare su Facebook e Instagram, bla 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 bla. Perché è un'abitudine. Ma sotto c'è una dipendenza dallo strumento. Quindi è un meccanismo complesso, ma non ha senso oggi se io ho un problema e questo problema lo voglio risolvere oggi, non fra 6 mesi. Fra un anno, fra 10 anni, o mai, non ha senso cercare di andare a trivellare il terreno e andare in profondità per andare a cercare il petrolio. Se lo trovi il petrolio, e se non lo trovi, continui a trivellare, e se non lo trovi, continui a trivellare, e intanto il problema ce l'hai sempre, perché stai cercando il petrolio che ti risolverà il problema. Ma in realtà lì sotto stai continuando a scavare, non sai per quanto dovrai scavare, non sai se troverai la soluzione, la risposta a quello che stai cercando. Quindi non ha più senso prendere quella trivella, se proprio ti piace quella trivella o il pozzo di petrolio, e spostarlo, semplicemente. Spostarlo, punto. Non lo scavi più lì, scavi da un'altra parte. Ti piace scavare? Scava da un'altra parte. Hai una dipendenza di un certo tipo che ti crea un certo danno e un certo problema? Ce l'hai? Sì, ce l'hai. D'accordo, perfetto. Sappiamo che c'è. Che tipo di risposta ti dà? Che tipo di sensazioni ti dà? Che tipo di piacere ti dà? Spostiamo con la pratica del cambio dell'abitudine. Come fare? Se l'è detto lui, me l'ha spiegato lui come ha fatto per smettere di fumare. Lui ha smesso di fumare. Come ha fatto a smettere di fumare? Intanto ha detto che si è letto 7 volte il libro per smettere di fumare. Non una, 7 volte il libro per smettere di fumare. E in quello stesso periodo che leggeva il libro per smettere di fumare, contemporaneamente stava seguendo un percorso di coaching abbastanza serrato, continuativo. Con una coach, che tra l'altro è anche la mia coach, che saluto se vede il video, non lo so. Questa cosa, cioè, ci dice chiaramente qual è la soluzione. La soluzione è una costante esposizione allo stimolo che vuoi sostituire, perché non lo puoi cancellare, lo puoi sostituire. Quindi, sostituzione dello stimolo, come? Con un'esposizione costante. Costante esposizione di riprogrammazione, riprogrammazione verso il nuovo stimolo e ripetizione, ripetizione, non una, ma due, ma tre, ma quattro, ma cinque, sei, sette, ripetizione costante dell'azione. All'inizio sarà difficile, all'inizio ti darà fastidio, all'inizio il cervello e la testa sgropperà. Perché sarà come un cavallo impazzito che ti dirà no, perché all'inizio la continua esposizione a uno stimolo che non ti interessa, che non vuoi, non ti piace. Ok? Quindi costante esposizione e ripetizione. Quindi io devo espormi allo stimolo che mi porta verso,
E ripetere, 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 perché è così che entra. È lo stesso meccanismo di programmazione del subconscio, se ci pensi. Quando parlavamo di subconscio e della riprogrammazione del subconscio, cosa abbiamo detto? Io ottengo dei risultati. Il risultato che ottengo adesso è questo. Mi piace il risultato che ho? No. Lo voglio cambiare. Bene, cambia il risultato. Come? Devo cercare di capire qual è quel programma mentale subconscio che mi va a sabotare. Quello era il discorso sul subconscio. Ma lo stesso vale per le dipendenze. Io ho una dipendenza perché lo vedo perché il risultato è che perdo una valanga di tempo a guardare serie televisive. Spreco un sacco di tempo che potrei utilizzare per lavorare, per crearmi delle competenze, delle skill che un domani posso utilizzare, eccetera, eccetera. Invece no. Sono come un ludopatico, non so se si dice così, quelli dipendenti dal gioco, però sono come un malato di dopamina. Dopamina. Ah. Bello, figata, guarda cosa è successo. E ne guardi una, ne guardi due, ne guardi tre. E poi cominci a guardare anche quello che non te ne frega un cacchio pur di guardare e di stare lì. E intanto il tempo passa. Oggi niente bagno? Cosa credi, Paola? Certo che lo facciamo il bagno. Oggi l'acqua è calda. È qui fuori che fa fresco, ma oggi l'acqua è calda. Comunque, il discorso è quello. La ripetizione costante. L'esposizione continuativa allo stimolo. Per spostare la dipendenza da una parte ad un'altra, progressivamente. È lo stesso strumento e lo stesso sistema che hai per riprogrammare l'inconscio. Ho un risultato, tu guarda solo il risultato, non serve andare a scavare pozzi di petrolio, non serve a niente. Limitati semplicemente a guardare il risultato. Qual è il risultato? Questo. Perfetto. Da cosa è determinato questo risultato? Da questa serie di comportamenti. E questa serie di comportamenti da cosa sono determinati? Da questa serie di abitudini. E questa serie di abitudini da che cos'è supportata? Qui sento puzza di dipendenza. Mi sembra di essere un po' troppo dipendente da il cellulare, le sigarette, il cibo. Ok, ho una dipendenza da. Perfetto. Cosa faccio materialmente per continuare ad alimentare questa dipendenza? Questa cosa qui. Ok, che risultato invece vorrei ottenere diversamente da quello che sto ottenendo? Qual è il risultato sperato che vorrei ottenere? Quest'altro, perfetto. Se io continuo ad alimentare questa dipendenza in questo modo, questo risultato lo otterrò? No. Quindi, cos'è che devo cambiare? Devo diminuire in maniera progressiva e costante l'alimentazione di quella dipendenza a favore di un altro. Di un'altra abitudine, comportamento e risultato, perché è una cascata. Pum 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 pum. Abitudine, comportamento, risultato. Quindi io devo andare a creare praticamente una nuova abitudine che mi porti un nuovo risultato, alimentando una nuova dipendenza. Una dipendenza utile, però. Una dipendenza utile. E per farlo, come fare? Qual è la prima cosa che devi fare? Decidere le regole. Decidere le regole. Ti piace vedere i telefilm? Sì, perfetto. Nessuno ti dice di non guardarli, anzi, continua a guardarli. Perché ti fanno bene, ti rilassano, ti divertono e ti danno endorfine. Però decidi quando è utile guardarli e quanti guardarne. Perché mica ne puoi vedere 100 al giorno, mica ne puoi vedere 20 al giorno. Cioè, devi darti una regola, perché la regola serve per bilanciarti e per far sì che quella non diventi la dipendenza principale, ma progressivamente sposti tutta l'energia e il potere di quella dipendenza sulla nuova, che invece è utile e che invece ti porta i vantaggi. Come? Facendola diventare una dipendenza, cioè tu la crei la dipendenza, la devi costruire la dipendenza, l'abitudine diventa una dipendenza.
La dipendenza che c'è sotto alimenta l'abitudine, che alimenta i comportamenti, che mi porta ai risultati. Quindi definisci le regole. Una puntata di Netflix al giorno. Quando? La sera? No, perché poi la sera mi accende il cervello. E allora la faccio a pranzo. Sì, mentre mangi, a pranzo, perché no? Così ti sveglia anche, ti dà una sferzata, tranquillo, così, a lei, sei a casa da solo, perché no? Va bene, ma se non va bene a pranzo, trova un altro momento della giornata, durante una pausa. Vuoi farti una pausa di 30 minuti, un'ora, quello che è, in mezzo alla giornata, perché comunque tu a pranzo fai un pranzo velocissimo e bla bla. Dipende da te. È una cosa che devi creare tu, è una cosa che devi misurare tu e strutturare tu in base alla tua giornata, alle tue abitudini e a quello che vuoi portarti a casa, quello che puoi e vuoi ottenere. E lo devi fare tu, non lo possono decidere gli altri per te. È un esperimento. L'ho provato a mettere la sera, funziona? No, perché poi mi è più facile guardarne due, tre, eccetera, eccetera. No, lo metto a pranzo, perché? Perché è chiuso dentro uno slot di tempo. E se mi metto a guardarne due, poi non ho più tempo perché devo cominciare a lavorare, perché questo, perché quello, perché quell'altro. E sei tu che devi crearti i paletti, sei tu che devi crearti le regole, ma lo puoi fare solo tu. E devi fare gli esperimenti. Devi deciderlo, ok, facciamo così. Ok, il martedì e il giovedì faccio il bagno in mare. Mizzica, il martedì e il giovedì. E perché non lo fai anche il mercoledì? Perché il martedì e il giovedì faccio il bagno in mare. Adesso faccio il bagno, eh. Adesso faccio il bagno. Fa freddo? Boh, ti dico, è fresca. È più facile da fare che da dire. Se mi mettessi ora, adesso, qui a elucubrare e a pensare ai mille motivi per cui non farlo, al fatto che qui fuori fa freddo, al fatto che fra, cos'è, martedì e dicembre, al fatto che non si può fare il bagno a dicembre, perché tutti lo sanno che non si può fare il bagno a dicembre. Se io mi mettessi qui ad elucubrare, non lo farei. Lo faccio e basta, perché ho deciso che lo faccio. E quando hai deciso che lo fai, quando è diventato un'abitudine, non ci devi neanche più pensare al perché lo fai. Lo fai e basta. Punto. Perché mi fa bene, perché mi sveglia, perché mi tonifica, perché mi dà una bomba al sistema immunitario. E me lo rinforza, cacchio. Quindi adesso, abitudini, dipendenze. Adesso riscrivo il testo del post, perché non mi piace quello che ho scritto. Come creare dipendenze positive. Eh? Questo è figo. Buona giornata, io mi faccio il bagno.